Prima del collegamento in sala, rieccola di nuovo prima del collegamento in sala. Allora, direi di fare così. Stiamo 5 minuti su di te, perché tanto quello che direi che Scusa, è dove meglio. stai? Ah, effettivamente, detta così sembrava era un po' eccessiva. Sara, bentrovata, come stai? Sei arrossito, sai? Sì, perché devi sapere che, come mi hanno detto, sono un tipo abbastanza visivo, no? Cioè, tendo a immaginare tutto quello che io dico e che gli Ah. altri dicono. Quindi appena tu mi fai una domanda Adesso la del genere, io spiegazione come mai sei rosso sempre in faccia quando mi costantemente, guardi. bravissima, esattamente. È esattamente per quello. Ma Buon vale anche per pomeriggio, altri. caro Buon Marco, buon pomeriggio pomeriggio a anche tutti a casa. a te. Ti ho visto rifocillarti di vitamina con un po' di frutta fresca. Ripeto, adesso la stagione va verso il bello. Quindi, tra l'altro, il melone non era neanche malissimo. No, È la prima ce l'ho cosa ancora, sai? fresca, sì? Sì. Dopo andiamo a rifocillarci ancora. Dopo, invece, si dovranno rifocillare di carte, di emozione, di coraggio anche quei 18 a questo punto rimasti in gara dopo l'uscita di Maurizio Paiola. Abbiamo già il primo player out. Marco, fra un po', sarà pronto là in diretta. E mi dice dalla regia un attimo che ce n'è già anche un altro. Quindi, l'azione, insomma, è frenetica come al solito. È uscito Bonifati, ma dopo anche questo ve lo recuperiamo in diretta. Quello che invece vi diciamo noi da qua, Sara, come al solito, è che vabbè, la diretta la state già seguendo, quindi sul sito di Share TV o su Livestream già ci siete. Potete però interagire sia nella chat di Livestream che, come consiglio sempre, anche nelle pagine di Facebook, Non ho ovviamente. controllato oggi se erano in tanti a. Sono in tanti, ma io so che ieri tutte le volte che tu dai appelli, annunci di richiamo all'ordine per qualche domanda, qualche curiosità, non so perché funzionano meglio dei miei. Dai. Non me lo spiego, guarda, non me lo spiego veramente. No, fai bene a richiamare su Facebook quanti più utenti, quanti più amici di quelli che stanno giocando, magari da casa, quindi che vogliono seguirli. Noi, tra l'altro, questo flusso di dati lo ritroveremo in sala perché Silvia cercherà costantemente di mandarmi le vostre domande in sala, così li prenderemo in diretta, sperando che siano tra quelli che vanno più avanti possibile, ovviamente. Il vincitore potrà essere uno solo e andremo avanti in questa diretta per un po', io credo anche fino al final table, comunque prima di cena faremo un mini break a metà pomeriggio nel caso ce ne fosse bisogno e poi avanti fino a cena, fino a che non saranno 10 ultimi eroi a combattere per questa vittoria di tappa. Al momento, insomma, noi però la strada è ancora lunga perché gli stack sono molto molto ravvicinati, hai visto prima il chip Sì, ho count, visto. c'era un bel po' di protagonisti ancora vicini. Cercheremo di seguire, anche se in realtà dopo chiederò a Bojan di spostarci l'Unreal un po' più vicino a noi, in modo da poter seguire entrambe le fasi finali, visto che insomma stanno arrivando, erano 19, casualmente gli stessi del main anche rimasti al torneo side Unreal, nomi importanti anche in quel caso, saranno contenti ovviamente gli amici di Nero di Picche perché dovranno tifare da una parte per Francesco Peruppato e dall'altra per il chip leader Maggi di ieri all'Unreal che insomma si stava ben comportando anche se dietro di lui c'erano dei personaggi non poco raccomandabili, almeno dal punto di vista di interesse come Mattia Orlandi di recente, tra l'altro proprio ieri, sponsorizzato, ne ho sponsorizzato la 3bet Poker, ma anche facente parte ovviamente di Live Poker School, infatti avrà Thomas Ferrari dietro a tifarlo pesantemente, magari anche dargli qualche consiglio nei momenti tipo coach di tennis, non sai quando c'è il capitano che nelle pause lo riprende. Bando alle ciance, cerchiamo di seguire tutto, ma soprattutto cerchiamo di seguire il main event con Marco Torbianelli dalla sala. Hanno già un po' goduto della tua presenza visiva, dopo ti riproporremo, magari anche in un formato con Silvia come ieri. Come vi Magari. siete trovate? Avete fatto tra l'altro un paio di minuti all'inizio, nel secondo addirittura abbiamo dovuto staccarvi la linea perché vi siete un po' avete dilungato, sappiate che avete carta bianca. C'era Sergio in regia che quasi volava lì. Sì, Basta, basta. basta. No, andate pure avanti, se non ci sono azioni, facciamo il contrario dopo allora. Facciamo due chiacchierate tra voi due e quando noi abbiamo un'azione vi chiamiamo con calma, seguiamo prima il torneo, però io so che Silvia sta ridendo, hai visto? Era preoccupata. No, tranquilli, dopo vi lasciamo sia a Silvia che a Sara. Adesso invece vi lasciamo a un personaggio simpatico uguale, probabilmente esteticamente non così carino, ma il buon Marco Torbianelli dalla sala che ora ci sta mostrando l'orecchio, sarei quasi tentato di mandarvelo in diretta così. Ci sei Marco? Io ti lancerei la sala. Non la Sara, la sala. Siamo? Sono già in diretta. Bene, buongiorno a tutti, bentornati sulle nostre frequenze. Final day del Remida con gli ultimi 19 giocatori che ora sono diventati 17 in quanto è venuto due player out. Il chip leader in questo momento è Andrea Torri, i cui chips sfiorano i 3 milioni, anzi forse anche qualcosina di più.
Livello 26, quindi blinds 25.000, 50.000, ante 5.000 per un average di 1.178.000. E quindi il buon Andrea Torri ha quasi il triplo dell'average, quindi vedremo come e se e quanto riuscirà a difendere questa leadership. Oggi il nostro compito è relativamente semplice, in quanto appunto avevamo soltanto due tavole da seguire. Adesso, con l'arrivo del mio amico, collega e complice Marco Fava, riusciremo senz'altro a dare una copertura mediatica completa, come ci chiedete spesso e come è giusto anche darvi attraverso i potenti mezzi della Shark Evans. E quindi restiamo un attimo a seguire questo primo tavolo, il tavolo 27, dove abbiamo appunto il chip leader Andrea Torri, vicino a lui vediamo Andrea Borea, Francesco Perrupato, Luigi Pugliatti. E quindi restiamo a seguire questa, la prima mano che seguiamo quest'oggi, e qui al tavolo 27. Vediamo. E Andrea Torri adesso che ha il gioco in mano, ecco, abbiamo adesso ci arriva il conteggio esatto. Andrea Torri addirittura 3.800.000 chips, quindi più del triplo dell'average in realtà, in posizione assolutamente di forza, importantissimo in questo momento, in queste fasi del torneo, dove si andrà via via a completare lo schieramento finale per il final table a 10, che si giocherà ovviamente sempre qui nella Perla Poker Room. E mentre il nostro operatore Luca Barbi segue l'action qui al tavolo 27, dove ci sono state una serie di folba, Andrea Torri è in gioco in realtà. Vediamo chi avrà la sfrontatezza e il coraggio di giocare contro il chip leader. Nessuno. E la mano si chiude, quindi si prende i bui e gli ante. Andrea Torri, come se non bastasse, piove sul bagnato, caro Luca, piove sul bagnato. Evidentemente la forza anche visiva del castello di chips che si trova davanti è sufficiente per incutere timore negli avversari. Altro giro di giostra, restiamo sempre qui, Luca. È un momento molto particolare questo del torneo. Andrea Torri adesso sarà in posizione di UTG più 1. E nel caso entrasse in gioco sarà ovviamente sempre lui a fare il buono e il cattivo tempo. Gioco forza invece esce, quindi qualcuno dall'altra parte del tavolo senz'altro respira. La parola ora a Francesco Perrupato del Nero di Picche e Carpi. Salutiamo gli amici del Nero di Picche che ci stanno seguendo da casa. Un mio particolare saluto a Domenico e a Valerio. Ecco che piazza un raise di 125.000. Francesco Perrupato, quindi un 2,5 per. Vediamo chi entra in gioco, siamo al giocatore in small blind che folda, il big blind invece decide di chiamare. E andiamo quindi al flop. Asso e 4 a quadri, donna di cuori, la parola torna al big blind. Abbiamo il check. Quindi stanno fronteggiando in questo momento Mario Spurio, chip leader del D1B, e Francesco Perrupato. Il check di Spurio, Francesco Perrupato esce di 130.000 di puntata. È tutto in chips verdi, le ultime. Abbiamo il call di Spurio. 5 di cuori è il turn, un altro check. Gioca in difesa, Spurio lascia il gioco a Francesco che checka dietro, si va quindi al river. Un 7 di cuori, quindi abbiamo 3 cuori a tavola. Check di Spurio, adesso vediamo
cosa decide di fare Francesco Perrupato. Vediamo, prendere in mano delle chips. Una informazione per tutti i nostri giocatori. L'ultimo evento è la puntata di 185.000. 180.000, chiedo scusa. 180.000. Raisolini, Mario Spurio, attenzione, inaspettato. Inaspettato davvero, ha checkato sempre, adesso ha optato per un check Raisolin, check re-Raisolin. Ed ora il pensiero è per Francesco Perrupato, che deve decidere cosa fare. Con la sua consueta flemma chiede il conteggio. Dovremmo essere sul 1.500.000, così a occhio. Seicentodiecimila, quindi l'all-in di Mario Spurio. E ora è tutto nelle mani, nella testa, nei pensieri, nella tecnica, nella tattica, nella voglia, nel coraggio di Francesco Perrupato. Attimi di tensione, Francesco pensa cosa fare. No, no, stai tranquillo Andrea, non preoccuparti. Te lo aspettavi questo check check e poi questo rireso lì? Ma del signore ci può anche stare. Comunque fold di Francesco Perrupato, quindi vince la mano. Poi sei un po' in brucio perché gli ho portato via qualcosina io, ci sta che lui tenti di giocarsi un colpo su uno spot dove lui difficilmente ha colore, quindi punta. Penso che folda qualsiasi mano, visto che colore non ce l'ha. Poi io mai dire mai. Beh, certo, adesso in queste fasi qua. Vado bene. A vedere se mi lascio asso in tempo. Sì, vai, vai che sei di Under the Gun. Ringraziamo quindi per il commento a caldo Andrea Torre, chip leader del torneo in questo istante. Luca, io resterei ancora su questo tavolo, dopo andremo a dare un occhio anche di là al tavolo 28, ma restiamo ancora al tavolo 27, appunto essendo il chip leader come Under the Gun è importante vedere se entra in gioco, in quanto complessivamente gli equilibri cambiano a seconda che il chip leader sia dentro o fuori dalla mano. Fold di Andrea Torri, fold di Borea, fold di Perrupato, continuano i fold, fold anche il giocatore in bottone, restano i due blinds. Raisolin call, attenzione, asso 9 contro Jack e K, quindi carte libere. Abbiamo avuto un reso immediato, uno snap call di Mario Spurio. Andiamo il board. Donna 3 e 7 con due carte a picche. Il 10, ancora si aprono più di scala anche per Mario Spurio. Esce l'asso e dà appunto la scala a Mario Spurio, che vince la mano al river. E quindi abbiamo un altro player out, quindi il 17esimo classificato. Arturo Stocco lascia il torneo in 17esima posizione e, visto come è andata la mano, io direi di non chiedergli ancora nulla, magari lo recuperiamo più tardi. Direi di lasciarlo sfogare con i suoi amici. E quindi abbiamo fatto bene a restare a questo tavolo, adesso ci spostiamo invece a seguire un po' il tavolo 28. Adesso ovviamente essendo i tavoli squilibrati, 9 su questo tavolo e 7 sull'altro per il totale di 16, è chiaro che il giocatore in posizione di big blind, anzi di under the gun, no, giustamente, big blind, vedevo Caffarella che stava sistemando, invece è Luca Trotta in posizione di big blind che viene giustamente spostato
dal 28 al 27. Ecco Luca che viene traslato. Sì, per un double up immediato. Bene, bene, attenzione, dichiara un double up immediato. E lì si trova in posizione di small blind al nuovo tavolo, ovviamente non può giocare questa mano e quindi per il suo double up dovrà aspettare un po' di tempo. Quindi torniamo in questo tavolo 28. 16 giocatori ancora in gioco per questi ultimi 6 minuti e 54 secondi del livello 26. Livello successivo, i blinds aumentano ovviamente, passeremo a 30-60 con ante 5 per un'altra ora di gioco. Abbiamo una serie di fold. Dopo il raise di Ale Miklavic. Miklavcin, chiedo scusa, mi fanno notare. C'è stato un re-raise di 310.000 del giocatore in posizione di small blind. Il fold di Caffarella e ora la parola ripassa ad Ale Miklavcin. $310.000 la puntata in raise di Ivan Martinello, che ha iniziato questo final day in cima al chip count. Sfida di sguardi, di pensieri, cercando di carpire qualcosa, osservando dritto negli occhi il suo sfidante che non abbassa lo sguardo. Proprio una sfida di sguardi incredibili. Dei tuoni fulmine 7 per i due giocatori che sono in mezzo a loro due, che stanno sentendo probabilmente molto caldo. Ancora ferma l'action, attenzione, si muove una pila di chips. Vediamo cosa accade. Ed è un raise per 570.000 sul raise di 310. Quindi dopo una lunga sfida di sguardi c'è stato il raise. E ora la parola passa a Ivan Martinello, che dovrà decidere da farsi. È una mano molto interessante perché secondo me qui si continuerà questa guerra di puntate. Perché un raise di 310.000 seppur da bottone su blinds 25-50.000 comunque una cifra importante, mentre mi ha raggiunto Marco Fava. Infatti re-raise all-in di Ivan Martinello. Ha fatto apposta. Re-raise all-in di Ivan Martinello, una sfida di sguardi infinita. Infatti avevo fatto una cosa supposta. Cioè da dietro? Da dietro. C'è stato il... Sì, non so cosa sta aspettando onestamente. C'è stato il raise di 3-10. C'è stato re-raise su un suo raise,
Riri Race di 570, Riri Race All In. Questa è la successione delle puntate, tutto in una sfida di sguardi incrociati tra Ivan Martinello e Ale Miklauzin. Sì, in realtà... Che credo... Insomma, adesso io non so a memoria gli stack, ma penso tanto. Che siano... Ha già veramente messo tanto nel piatto. Sì, infatti. 570.000 era... Credo che dietro ci sia rimasto. Nel senso, volevo dire che se ci sarà un call, è probabile che chi perderà questa mano si accorcerà molto, se non addirittura fuori. 4, 6. Troppo caldo in questo 7. Tavolo. Beh, però, si ancora 800.000 dietro. E attenzione, al tavolo 27, e dobbiamo andarlo a prendere. Ma resti tu qui un attimo. Sì, ci sto io. Vieni Luca, dobbiamo assolutamente... Lo prendiamo qui al volo. Sì. Avevi promesso, sì, un double up? Di conteggio. Si stava realizzando, però ho preso Jack un trasso K e non è riuscito a niente. Il board ha regalato forse una scala. Jack. Però va bene così. Ringraziamento. Un sedicesimo posto, assolutamente onorevole per te che sei abituato, so, a vette più alte, però. No, già hai fatto 10. Già questo ITM qui è una cosa fantastica perché è difficilissimo, un torneo molto difficile. Però sono contentissimo lo stesso. Penso che torni giù con un bel bagaglio, saranno contenti anche tutti i vostri fan. Sì, ci vediamo a maggio qui per lo Shark Evans. Una brutta notizia, ci sarò anch'io. Una bellissima notizia. Grazie. Va bene, grazie. Era la voce di Luca Trotta, che è appena uscito dal torneo, sedicesima posizione per Luca Trotta. Che non ce l'ha fatta a fare l'ennesimo Final Table. Quando era qui da Big Blind e passando ci aveva promesso un double up. Ad hoc si stava realizzando asso 10 contro Jack. Purtroppo allora vorrei dire non ha tenuto, la dimmi. Colpa è certamente questa volta di Carmine Sgambato, esatto, che non c'è. Quindi quando, se ci fosse stato, avrebbe quasi sicuramente raddoppiato Luca Trotta. Allora, mentre qui penso che si sta sta ancora pensando, sta ancora, sì, valutando i vari disegni delle chips a questo punto, perché sinceramente non so, tu sei più esperto di me, però mi pare una sceneggiata un po' eccessiva, no? Beh, bisognerebbe sapere intanto A, che cosa ha in mano, B, che tipo di flow, che tipo di history ha su Martinelli, sul giocatore. Sì, ho capito, ma insomma, in realtà, siamo qui da 8 minuti. In realtà, come direbbe il buon Mimmo Cuzzuccoli, sì, se non sai cosa fare dopo un minuto è meglio che cambi il gioco, signore. Esatto. Anche no, beh, questa è una mano particolarmente importante. Il carpimento delle informazioni avviene via sguardo. E lui sta guardando nel vuoto. Che sta captando informazioni dal dealer. No, sta guardando in realtà il monitor, secondo per valutare folla, con quanto, anche secondo me, con quanto stack il rapporto ai bui sarebbe rimasto. Fold comunque gli porta via un 600.000, gli porta via un 575, sì, però dietro ne ha comunque ancora 800, quindi insomma non era così scontato. Come appena sono arrivato ho visto un mega piatto. Posto che 5,75 aveva messe 1, quindi in più deve mettere 100. No, il suo stack, sì, sta giocando per l'intero stack. Scelta difficile, a questo punto intuibile il fatto che abbia certamente una mano legittima. Non sappiamo. Che, ricordiamo, ha il peso, se vogliamo, di essere l'ultimo. L'ultimo straniero in gara, sì. Straniero, che magari in realtà lui è l'unico. Di sono casa. Stranieri tutti gli altri, insomma, ecco. Sì. Ma noi non, non ci interessa. Siamo a casa, esatto. Quindi. Insomma, abbiamo una sorta di extraterritorialità. Nova Gorizia ormai è la nostra casa, quindi. Anzi. No, tu parla per te. Cioè, io abito a Trieste. Affondato. E c'è il fold, attenzione. Affondato. E quindi si chiude qui la mano. Non è contentissimo. E quindi è Ivan Martinello che si porta a casa la pagnotta. Comunque 600.000 chips in più per lui, esatto, che già era che avanti a tutti. No, per niente, assolutamente. Si conferma chip leader ancora una volta. Si scambiano informazioni. E nel frattempo, mentre aspettavamo l'evoluzione di questa mano, abbiamo fatto passati di livello, cambio livello, livello 27 ora. Esatto. Salgono i bui, 30 e 60K, 5K all'ante. Gli ultimi 15 gloriosi players che
che si stanno sfidando per il final table di questo Remida 2. Esattamente, esattamente. E a questo punto, con questo ulteriore stack, Ivan Martinelli insomma mette adesso appena viene aggiornato il chip count, daremo lettura. So che lo potete fare anche da casa, ma noi qui ci teniamo a essere sempre sul pezzo, e quindi mentre lascio Marco Fava a seguire il tavolo 27, volevo dare un riassuntino del chip count con l'aiuto del nostro impareggiabile, insostituibile Simone Furlan. E come detto appunto, Andrea Torri è sempre leader con i suoi 3.800.000, Mauro Spurio con l'ultima mano che è riuscito a vincere è salito in seconda posizione 2.600.000, mentre Ivan Martinello con quest'ultima imbeccata ha raggiunto i 2 milioni di chips. Questi sono i primi tre giocatori, mentre in coda alla classifica vediamo alcuni giocatori con da 800.000 chips in giù. Abbiamo Claudio Caffarella, Ale Micheli appunto, che si è appena accorciato sensibilmente, Ferdinando Bonagura e Andrea Borea 750.000, Terici 700.000, chiudono la classifica Carlo Daidone con 580.000 e Giorgio Punzo con 320.000. grazie Simone. C'è la mano intanto qua, caro Marco. Quindi una lettura veloce del chip count. Approfittiamo del amici momento che si segue in diretta. Attesa, no? Sì, della soluzione, per salutare ovviamente gli amici del Nero di Picche che ho già salutato anche io prima, ma lo salutiamo di nuovo. Non solo perché non avevo finito il mio ciclo. Allora parla. Li salutiamo anche perché, come era già successo, non so, per dire al Circolo The Champions, no? Che ogni tanto faceva questi esploit, era successo a dire che prima, con diversi giocatori piazzati praticamente in tutti i tornei, che sta capitando anche questa volta al Nero di Picche con Maggi appunto, che è chip leader all'Unreal, con Francesco Peruppato che è ancora al main, e tra l'altro anche il chip leader del Knockout è sempre del Nero di Picche. Ma guarda un po'. Quindi in questo momento Nero di Picche rules, come rules, si dice? Rules. Allora, sì, adesso magari ne informiamo Francesco, che forse non lo sa. Sì, lo sa sicuramente. No, no, secondo me non lo sa. Ci sono tre giocatori del Nero di Picche, uno al Knockout, uno alla Real, sono in testa. E poi ci sei tu qui. Diciamo che stiamo andando abbastanza bene, speriamo di continuare fino alla fine così. Bene, adesso sei in posizione, quindi ci farei vedere qualcosa sicuramente degno di nota. Va bene. Bene. Ok, quindi anche se foglia con grazia. Va bene. Lo sapeva? Non lo sapeva, ecco. Non lo ho sapevo. Fatto finta di saperlo. Anche perché o ha una cuffia o un auricolare impiantato nell'orecchio, oppure no, beh, insomma. No, anche lui oppure ha guardato sul sito di SharkEvents.it dove ci sono tutti i No, ma lui è uno dei pochi che gioca senza ausilio di cellulari, cuffie, iPad, iPod, iPod. Allora, ormai che siamo qua, vai a chiedere anche a Andrea Top Capias. Sì. Se sta utilizzando quello che è il sistema classico della Kabbalah, no? Cioè di non cambiare abito quando le cose vanno bene. Forse non serve chiederlo, basta avvicinarsi. No, no, so che sotto è non l'uovo. Però adesso aspetterei che finisca questa mano, perché sì, ovviamente sì. È molto teso, mi è molto teso il top in questo momento. Comunque Mauro Spuri ne ha fatto fuori un altro prima. Sì, ho visto che si è prendendo l'asso costantemente. Arriva, chiudendo Spurio, una scala. Tra l'altro, che vedo che ha quasi 2 milioni davanti. Sì, è secondo, 2 milioni e 600 mila, stando all'ultimo conteggio dell'amico Simone. C'è l'all-in intanto proprio di Andrea Borea. Attenzione, re-raise all-in di Andrea Top Capias Borea. Sull'apertura di Andrea Torri. Che è il chip leader, quindi giustamente si cerca di massimizzare andando contro il chip leader. Tu mi dirai che va bene così. Ci sta, insomma, avrebbe probabilmente chiamato, erano mani legittime. Asso K entrambi. Contro 10-10. Vediamo il flip. Due picche.
un 10. Drawing Dead col 10, il 7 che full addirittura per Andrea Torri. Abbiamo l'uscita di Andrea, che salutiamo, lo prendiamo dopo con calma perché non era molto contento. Sì, ci teneva particolarmente a questo torneo, era un momento positivo per lui, ma come ben sappiamo, insomma, i premi che contano sono più in alto per lui, soprattutto che avrebbe probabilmente avuto voglia, come dire, questa volta di almeno partecipare al final table e migliorare la prestazione, tra l'altro, del suo amico e collega Federico Colelli, che proprio la scorsa volta arrivò intorno alla 12ª posizione. Si è fermato leggermente prima Andrea Boria con questa 15ª posizione per lui, e vedete salutato là dall'altro collega ancora di Daniele Mondini, venuto qua al cazzeggio come sempre come quando lavoravo, cioè è uguale. Scherziamo, Daniele è stato un valido collaboratore per i 5 minuti che è stato con noi. Barbie dietro la telecamera, se vedete la telecamera muoversi è perché Luca Barbie si sta sganciando, complice la simpatia estroversa di Marco Fava, come sempre. Ciao Super Dani. Salutiamo, vieni che salutiamo anche il Mondini, dai. Salutiamo Daniele Mondini. È arrivato Mondini, è uscito top. Ma siete in radio. Capire quanta sfiga porta. Ciao, mamma. È arrivato lui, è uscito. No, scherzo a parte. Fare top, ho visto che era tra i finalisti. Ecco, ecco, abbiamo arrivato e mi ha detto, no, sono sceso 500.000. E poi torno di qua e... Tutte le cose che accadono. Perché ti vedi adesso? Adesso vado a giocare, quindi nessuno rischierà più l'eliminazione. Tranne te. Tranne me stesso, ovviamente. Stai, cosa vai a giocare? La chance. La chance, è vero. Sappiamo, tu per fortuna, oltre a venire qua con noi ogni tanto, sei anche un giocatore che ogni tanto ti ho visto anche Saltuari. Fare dei bei risultatini, caro. Sì, secoli fa, però sì. Non so, no, se... gioco pochissimo. Quando c'è un satellite online ogni tanto... Ah sì, quelli sono la mia specialità. Qualificarsi con un euro è la devi mia... solo farti cocciare adesso per il passo, cioè dopo che hai il ticket bisognerebbe anche arrivare qua. Giusto, però dai, sì, ogni sì, tanto... Sì, da 1,50€. Beh, è la cosa migliore, partire dagli stati bassi e arrivare fino a giocarsi un torneo, eccetera. Verissimo, verissimo, è abbastanza importante, secondo te. Bravo Mondini, caro. Grazie. Dopo magari se voi venite a trovarci sei sempre il benvenuto. Tanto in bocca al lupo ai tavoli. Speriamo che di portarti più fortuna di quello che fai tu. Sicuro. No, non è difficile. Come... Grazie caro Daniele, andiamo a seguire gli ultimi 14 in gara allora. Con la solita suadente voce del floorman Robert, che sovrasta tutto e tutti, mentre si continua a sganasciare Luca Barbie. Sorteggio di Patton abbiamo fatto al tavolo numero 13, partirà dalla posizione numero 4. Comunque, altri chips che prendono la strada di Andrea Torri. Sì, queste sono quelle fasi, tra l'altro, come hai notato, sono usciti rapidamente alcuni out, no? Di short stack soprattutto. E stiamo definendo anche quelli che sono i monster stack, no? Quindi c'è Andrea Torri, Mauro Spurio, Ivan Martinelli, cioè sono probabilmente quelli che da adesso in poi potrebbero, come dire, fare la differenza assoluta. Adesso andremo a sentire magari anche se Andrea... Ecco, è tornato il sorriso. Dopo che gli hanno magari restituito qualche centone, gli tornerà il sorriso. Ah sì, fra un po'... Sì, no, certo, è vero. Dopo diremo anche il primo classificato... quanto c'è di montepremi, perché quanta, insomma, polpa c'è anche un online mentre ci chiamano non c'è niente, no. Ma allora per Marchino, andare a Marco, anche l'altro tavolo Torbinello, vieni con un secondo che succede, dai, che rompiamo le scatole a top. Ah, un secondo, certo. Cavolo. che è felice, no, dai. vedi io ti ho detto di lasciare deve comunicare prima il risultato. Allora dopo per il buon top. Dai, Capias. 10 minuti, Marco. Capisco. Dopo sono in diretta. Sono in diretta. Dillo il carte, bravo carte, come state? C'è e mentre sta per partire anche il Remy Dallast nei tavoli vicino, torniamo sul pezzo. Siamo appunto al tavolo 28. Dopo io posso tornare anche. Tanto sarei curioso di sapere questo dialogo fitto tra Paolo Della Penna e Daniele Guidetti.
Ciao Paolo, ciao, stai tu bene? E mentre parte l'ennesima orribile musica che ci accompagna nelle serate al Perla, dovremmo fare un refresh. Populisti delle musiche di stacchetto. Modernizzarci un attimo. Si gira una carta ed essendo la seconda carta si fa il re. È un misdeal, è semplicemente un misdeal. Il redeal. Il remisdeal. Redeal è giusto però. Redeal. Dal mist. Aia. Se è una cosa che dici due volte, redeal è giusto. Se a un certo punto vedete che la telecamera si piega verso il basso è perché Luca Barbi aveva ricevuto una microfonata in tanto lì, comunichiamo in che dove comunque, e non batte questo, e il sole. Dimmi, anche caro. In questa occasione è un montepremi che con i 300 euro rotti di iscrizione, big stack iniziale, struttura giocabile, 3 giorni di grandi gare e divertimento. Non dimentichiamo anche però che insomma ci sono anche 23.000 eurini in palio per di la prima moneta. Moneta di prima moneta, davvero niente male, insomma niente po' di meno che davvero niente male. Per questo probabilmente dopo insomma ai tavoli ci saranno ancora più concentrati, sarà comunque un lato importante. C'è un all-in intanto. Un all-in in guerra di bui. Nella guerra dei bui abbiamo small blind, l'all-in manda i resti. Small blind Renzo Bruscolini. Che però manda i resti sul leadership del tavolo. Ivan Martinelli. Si procede al conteggio delle chips per vedere di quant'è l'all-in. Sì, non è pochissimo. 600. 150.000 circa. Quindi due buie e mezzo, praticamente. No, 750.000 circa. Ah, ecco, e ora parla bene, parla possibilmente in italiano. Niente di fatto, invece c'era una donna era small blind, la faccia della guerra signore. Di bui, era una signora a mano. Porta a casa. E tanto Luca Barbi continua col suo cinismo totale. In forma. Queste battute veramente non possiamo mai riportarle neanche dopo mezzanotte. Se la ride, se l'altro la telecamera stava un attimo ballando perché non riusciva più a fare nulla. Attenzione, signor Cav. C'abbiamo il tablet. Niente, quindi niente di fatto, si continua con 14 left al momento. Quindi al momento, fino adesso, in poco più di un livello, sono usciti 5. Comunque 5 giocatori. Sì, è molto spedita. È vero che c'erano anche alcuni short, quindi sì. Insomma, che non sono riusciti a recuperare, hanno anzi rimpolpato gli stack di più deep, quindi si sta un po' livellando. Comunque, a vedere dal chip count, ci sono 4-5 giocatori con dai 13 bui in giù. In su. A destra, a sinistra, in basso, a destra. Ma ci manca però qui, ci manca, e ci manca Sgambati, sì, con uno sì, dei suoi sì, detti sì, che sì. Ieri si è venduto, ha millantato di essere esperto e in realtà alla prima domanda già mi è caduto. Ha detto ne so 1.850 miliardi. Non ci ha detto neanche uno. Se ha la mano, se non ce l'ha. Attenzione perché... Cioè, abbiamo un giocatore in all-in. A 10 dell'all-in di Alessandro Terici che 500 che sta cercando di ingolosire 560.000 Andrea Torri sta cercando di ingolosirlo, ok,
che riconta per la 75esima volta. Sta facendo due conti in tasca, ovviamente. Andratori che però può. Cioè, intanto salutiamo anche il pizzaiolo. No, non il pizzaiolo tuo, quello pizzaiolo 86 che ovviamente tifa lui per Bruscolini. Anche perché nome a parte, invece quello di cui ci sta parlando qua non sono mica Bruscolini. No, anche sì. No, dopo lo andiamo a prendere, a intervistare, che gli facciamo fare due battute anche per lui. Soprattutto se e quando ci dirà esattamente la posizione Simone. E attenzione, c'è il call. Ha chiamato. Asso 9 contro Asso donna. Per il momento sperava probabilmente nella coppia. Invece. Vediamo se il flop regala qualcosa, direi di sì. Al momento sì. Al momento regala. Di solito c'è un cuore che apre, esatto, tutti i due. Esatto, perfetto. Però è coperto. Ed e va, K, va Andrea che è il suo momento. Ed è quindi Alessandro Terici a lasciare il field in 14esima posizione. Una delle tre carte utili. Rubiamo una battuta al volo. Alessandro. Oddio. 14esima. Oddio. Sì, sempre soddisfatto. Quando si va a premio, perché no? Sono uscito al 3 al 70, ero vabbè, ma contro il chip leader, ci stava la chiamata, 8 bui e ha fatto bene a chiamare. Complimenti. Grazie. Ciao. Bene, e quindi è arrivato il gufo di Rotterdam. Sta massaggiando il suo cavallino. Cavallino, wow. 13 i giocatori. Abbiamo fatto 13. 9 per Andrea Torri che elimina un altro giocatore. È sfortunato. Ma vola nel chip count. È sfortunato. Dovremmo prendere una casella in più perché... Per fortuna non c'è nessuno qui perché non ci sta più. Ma quando non ci sei tu c'è lui, cos'è? Beh, andiamo bene. Il prossimo sarò io. Quindi intanto cerchiamo. È sfortunato oggi. Mi dispiace proprio che sia così sfortunato. Tanto le inquadrature sono in alto, per fortuna nessuno dei due è stato inquadrato in momento. No, andiamo bene. Concentrato. Preparato bene stamattina. Poi tra l'altro gli hai detto che a cena bisogna essere già pronti, quindi... sì, deve finire il torneo, quindi dati da fare, che dopo dobbiamo andare a casa. Ti ha preso in parola. Domani dobbiamo andare a lavorare, quindi... Ti ha preso in parola. Ci sta lavorando, però è ancora un po' prestino, adesso viene il difficile. Allora lasciamolo giocare, dai, dopo ci aggiorniamo anche con te. Va bene, ciao. È pronto, abbiamo lasciato sbollire anche un po' il nostro Andrea e soprattutto abbiamo lasciato comunicare a Colelli che la sua quota... Sì, ci sto chattando in effetti, no vabbè, contento. Sì, comunque. È chiaro che esiste, c'è sempre il rammarico perché fai di due settimane, due tornei veramente belli, credo di aver giocato veramente bene, non dire che ti venga a dire, sì. Ho giocato veramente bene. E poi ti trovi nelle fasi decisive dove serve assolutamente avere buone mani, certo. Perché Spurio da 600 è diventato chip leader, ha visto il mondo, e Andrea Torri lo stesso, per carità dipende molto da dove ti siedi. Ovvio. Non è che ci sia chissà quale demerito da parte loro, anzi poi loro sono anche due ottimi giocatori per cui non gli si può dire niente. Si avranno anche le carte effettivamente. Servono le carte, io ho provato a fare un BVB dopo un giro che non ho visto proprio nulla, però ho provato il BVB ad aprire con donna 8 mi pare, ha flattato, è uscito asso 2-4 con 3 picche, poi ho provato a cibettare, questo mi ha pushato e sono tornato a 500. Poi ho passato un'altra orbita, due prima di me, Torri e Spurio, hanno aperto praticamente tutte le mani. Le mani, esatto, e io non potevo pushare in bianco e allora dovevo aspettare una manina buona. È arrivata a Asso K-Up Suite, l'avete visto, sì, sì. Federico mi ha detto che l'avete visto, che l'avete dato. E niente, Andrea, sull'apertura di Andrea, oltretutto, l'ennesima apertura di Andrea, che aveva visto 10-10 anche la mano, sì, precedente. Questa volta era mano legittima. Stavolta, esatto, ha chiamato, ovviamente, ha preso il 10 al turn. Un flip che può cambiare tutto, perché ovviamente se... No, non vogliamo niente, se ne vado. questi sketch. sì, no, cambia. Non cambia tantissimo, sinceramente, onestamente, la partita, perché comunque torna a 800. Non è che faccia chissà quale balzo in avanti. Sì, chiaro, riprendo a respirare,
però cioè, passo da 4, da 5 a 10 bui, no scusami, da 10 a 15 bui, però... Boh. Sì, è che probabilmente dopo non potrebbero più chiamarti così light come con... Ma anche, anche secondo me anche con 400, pushando diretto o pesciovando io... Sì, non c'è tanti. Cioè, sì, non esatto, in pesciov è abbastanza dura a chiamare se non è una buona mano. È che non proprio non riuscivo a entrarci. Anche non, perché a destra avevi uno e due, quello dopo l'altro, quello, dei due è proprio quello il problema, è stato proprio lì il problema, perché io avrei pushato anche con trash, però cosa fai? Non è possibile. Non entra bene. Esatto, esatto. Sì, qua a Torri ti ha chiamato con 10-10, ma probabilmente con una mano anche no, inferiore. No, ma chiama comunque, anche se sta giocando abbastanza regolare, ha aperto sempre con mani, quindi non avrebbe aperto con trash. Mi avrebbe fatto piacere che avesse aperto, che l'avesse fatto, però purtroppo non era il caso. Non è successo. Ma tra di noi, tanto non, senza che nessuno ci veda, no? Tu sei ovviamente affermato, hai già un tuo lavoro nel mondo del poker, okay, eccetera, ma fare un pensierino a fare il gioco, a giocare, più ai tavoli e meno altrove. Nasco come giocatore 7 anni fa circa, vabbè tu lo sai, Monte Carlo, solite storie che racconto sempre, e poi vabbè ho iniziato a lavorare, per cui quella è diventata la priorità. Non mi dispiace il discorso lavorativo associato a qualche torneo ogni tanto, non credo che sinceramente riuscirei a sopportare una vita da giocatore, perché credo che alla fine lo stipendio vada guadagnato alla fine del mese, con tutto il rispetto per i professionisti, per carità, ma io non riuscirei proprio a livello di umano, sì, sì, a giocare per tutta la vita, non, sinceramente non mi realizzerebbe, ecco, questo personalmente, poi apprezzo tantissimo giocatori che studiano. No, no, ma per carità, io non sto giudicando i giocatori, loro sono bravissimi, anzi c'è gente che si è fatta proprio il mazzo tanto, certo, per arrivare di dove è arrivata, per cui studio, c'è tanto studio dietro, tanta applicazione, tante notti passate, stress, ma veramente io mi sono stressato tantissimo questi 3 giorni a giocare, ieri notte ero devastato, molto più di quando fai un blog normale, poi tu sai benissimo, ci sono dei blog che veramente ci tagliano in due. Però forse anche non sono tantissimo abituato a tutti questi, cioè ho giocato tipo 24 ore in 3 giorni, sì, per cui in 2 giorni. No, non pensierino no, sinceramente non mi sfiora nemmeno lontanamente, a meno che non vinco, cioè non fai un risultatone gigantesco, e allora ci puoi pensare, ma boh, non credo, non penso proprio. Non puoi, perché i tornei quelli high stakes, normalmente, quindi non puoi giocare. Non li posso fare, per cui io posso vincere al massimo un bel 23.000, che comunque brutto. Che servirebbero comunque per pagare le tasse. Esatto. Per un paio d'anni mi pago le tasse e prendo lo stipendio pulito praticamente. No, ma ti giuro, cioè io se avessi vinto avrei messo i soldi da una parte e avrei pagato le tasse per qualche anno. No, che winan, che braga, proprio tranquillissimamente mi pagherei le tasse e continuerei a vivere del mio lavoro che comunque mi piace, mi soddisfa. Certo. Allora, per fortuna sentiremo la tua voce, i tuoi articoli, i tuoi commenti altrove quando vogliamo, io ti seguirò anche da vicino probabilmente. Sì, immagino di sì, immagino di sì. Intanto ti ringrazio, dopo ci vediamo magari al bar che facciamo una bevuta. Ragazzi, grazie a voi, grazie mille, ottimo grazie lavoro. Grazie, ciao, mille. Grazie. Parentesi con Andrea, meritata questo suo piazzamento che tra l'altro fa il paio con quello tenuto proprio le settimane scorse, quindi un buon momento, anche se ovviamente mancava lo scatto finale, ma torniamo però a parlare di quello che è questa fase vincente finale del Remida Deep Challenger. Ridò anche, restituisco ovviamente il microfono al nostro tornare. Eravamo qui al tavolo 28 perché c'era un all-in. Sono arrivato, vedi, al momento giusto. Seguiamo questa cosa, poi dopo... Sì, no, è già finito, cioè... Ah, finito. C'è stato il double up. Sock up, buono. E allora, diamo la comunicazione sempre... servizio al nostro Sergio, sì, e anche a voi, prego, da casa. Ovviamente prego. Adesso lanceremo un paio di minuti di pubblicità, poi torniamo in studio, così facciamo rivedere la luce del nostro Deep in studio, quindi Sara, che avrà doppia luce, quindi ci sarà sole e controsole, perché c'è anche Silvia Motta in studio a rilanciare la palla qua in sala, perché ovviamente questa fase non è assolutamente da perdere, quindi vi vogliamo tenere qua sul pezzo. Prima del collegamento in sala, allora direi di fare così, stiamo 5 minuti su di te, perché tanto quello che direi che... Scusa? È meglio. Dove stai? Effettivamente detta così sembrava, era un po' eccessiva. Sara, ben trovata, come stai?
Si è arrossito, sai? Sì, perché, perché devi sapere che, come mi hanno detto, sono un tipo abbastanza visivo, no? Cioè tendo a immaginare tutto quello che io dico e che gli altri dicono. Quindi appena tu mi fai... Ah, adesso genere, la io... spiegazione come mai sei rosso sempre in faccia quando mi guardi. Bravissima, esattamente. È esattamente per quello. Buon pomeriggio, caro Marco. Buon pomeriggio a tutti a casa. Ti ho visto rifocillarti di vitamina con un po' di frutta fresca. Ripeto, adesso la stagione va verso il bello. Quindi tra l'altro il melone non era neanche malissimo. No, è la prima ce l'ho cosa ancora, fresca. Sì? Sì. Dopo andiamo a rifocillarci ancora. Dopo invece si dovranno rifocillare di carte, di emozione, di coraggio anche quel 18 a questo punto, rimasti in gara dopo l'uscita di Maurizio Paiola. Abbiamo già il primo player out. Marco fra un po' sarà pronto là in diretta. E mi dice dalla regia un attimo che ce n'è già anche un altro. Quindi l'azione insomma è frenetica come al solito. È uscito Bonifati, ma dopo anche questo ve lo recuperiamo in diretta. Quello che invece vi diciamo noi da qua, Sara, come al solito, è che la diretta la state già seguendo, quindi sul sito di Shark TV o su Livestream già ci siete. Potete però interagire sia nella chat di Livestream che, come consiglio sempre, anche nelle pagine di Facebook, ovviamente. Non ho controllato oggi se erano in tanti a... Sono in tanti, ma io so che ieri tutte le volte che tu dai appelli, annunci di richiamo all'ordine per... qualche domanda, qualche curiosità, non so perché funzionano meglio dei miei. Dai! Non me lo spiego, guarda, non me lo spiego veramente. No, fai bene a richiamare su Facebook quanti più utenti, quanti più amici di quelli che stanno giocando, magari da casa, quindi che vogliono seguirli. Noi tra l'altro questo flusso di dati lo ritroveremo in sala, perché Silvia cercherà costantemente di mandarmi le vostre domande in sala, così li prenderemo in diretta, sperando che siano tra quelli che vanno più avanti possibile, ovviamente. Il vincitore potrà essere uno solo e andremo avanti in questa diretta per un po', io credo anche fino al final table, comunque prima di cena faremo un mini break a metà pomeriggio nel caso ce ne fosse bisogno e poi avanti fino a cena, fino a che non saranno 10 ultimi eroi a combattere per questa vittoria di tappa. Al momento insomma noi però la strada è ancora lunga perché gli stack sono molto molto ravvicinati, hai visto prima il chip count? Sì, ho visto. C'era un bel po' di protagonisti ancora vicini. Cercheremo di seguire, anche se in realtà dopo chiederò a Boia di spostarci l'Unreal un po' più vicino a noi in modo da poter seguire entrambe le fasi finali, visto che insomma stanno arrivando, erano 19 casualmente gli stessi del main anche rimasti al torneo side Unreal. Nomi importanti anche in quel caso, saranno contenti ovviamente gli amici di Nero di Picche perché dovranno tifare da una parte per Francesco Peruppato e dall'altra per il chip leader Maggi di ieri all'Unreal, che insomma si stava ben comportando anche se dietro di lui c'erano dei personaggi non poco raccomandabili almeno dal punto di vista di interesse, come Mattia Orlandi di recente tra l'altro proprio ieri neosponsorizzato. Prima del collegamento in sala, rieccola di nuovo prima del collegamento in sala. Allora direi di fare così, stiamo 5 minuti su di te perché tanto quello che direi che scusa è meglio. Dove stai? Effettivamente detta così sembrava